la FEI, il Fondo Europeo degli Investimenti, tutti questi nomi che ci portano lontano, ci portano a pensare che questa Europa è una cosa che non ci riguarda, è una cosa che riguarda l'economia, che riguarda la finanza, tutto sommato è distante, non sono fatti nostri, e invece no, e invece sono proprio quelli che sono i fatti nostri, perché i loro provvedimenti, quello che decidono questa gente, ci tocca sulla nostra pelle, mettono le mani sulle nostre tasche, e noi lo pagheremo. Quando adotteranno il fiscal compact, sono 50 miliardi di euro all'anno. Dove prenderemo 50 miliardi di euro all'anno? Che noi non siamo riusciti a trovare la copertura per i 4 miliardi di euro di IMU. Li taglieranno in sanità. E noi l'80% dei bilanci regionali sono tutti quanti in sanità. E allora è ovvio che il nostro principale fonte di economia è si riversa in sanità. E quindi lo dovranno tagliare per forza lì. E questo che significa? Che la sanità verrà svenduta ai privati. E poi per farvi una TAC quando vi serve, voi non l'avrete mai, perché se la potranno permettere quella sanità soltanto chi c'ha i soldi. E chi c'ha i soldi? 10% delle famiglie italiane hanno in possesso il 59% della ricchezza in Italia. Sono esattamente quelle persone che il debito l'hanno creato e se ne sono messo nelle loro tasche. E invece noi l'abbiamo pagato. Perché ci dicono che dovete pagare il debito, noi i debiti si pagano. Ma chi l'ha fatto questo debito? Noi dobbiamo vedere chi ha fatto questo debito, perché a me mi sembra che negli ultimi 20 anni noi ci abbiamo le pezze al culo. Non l'ho fatto io questo debito, ho finito? Ho fatto finito, dai, vabbè. E poi mi fermo un po'. Noi siamo sicuri che noi non l'abbiamo fatto questo debito, questo, allora dobbiamo cercare i motivi, dove stanno quella gente che crea questa situazione e andare lì a combatterla. Ci sono dei ragazzi in gamba, l'avete? Non lo paga nessuno, noi non lo pagheremo perché questo è un debito immorale e non l'abbiamo fatto noi, lo devono pagare le persone che hanno rubato i nostri soldi. Punto e basta. Allora il tempo è finito, io vi ringrazio dell'attenzione. Vi saluto tutti. Ciao, per favore. Adesso un altro intervento molto importante, abbiamo un parlamentare che diciamo, si sta attivando in maniera concreta ed efficace.